l'avvocata Claudia Sorrenti è l'avvocata della fondazione Doppia Difesa Onus, la fondazione che lei e altri insieme a Michelle Hunzinger, che sarebbe dovuta stare qui anche lei, ma insomma per altri impegni non potrà esserci, ci parlerà del tribunale per i minorenni e le riforme possibili, cercando di stare dentro i tempi ragionevoli della mattinata. Grazie per la grazie a tutti. Allora, tanto buongiorno. Abbiamo parlato del buio in famiglia, dei disagi degli adolescenti, e io affronterò il tema del tribunale per i minorenni, perché tali disagi spesso portano gli adolescenti alla commissione, appunto, a commettere dei reati. Vorrei soffermarmi brevemente anche sulle vittime di quelle condotte, di quei disagi, spesso, troppo spesso anzi, mal gestiti da chi invece dovrebbe occuparsene e a volte invece giustificati. Per questo ringrazio Immarizzo per la sua partecipazione di oggi, perché con la sua immane tragedia ci fa riflettere, ci dovrebbe far riflettere quantomeno sulle conseguenze che derivano proprio dal non arginare, dal non fermare, dal non saper cogliere determinati segnali, quei segnali detti di cosiddetta devianza giovanile. Arriviamo al tema del mio intervento. A me l'arduo compito di introdurre e trattare il tema dei tribunali per i minorenni. Ovviamente lo tratterò da un punto di vista prevalentemente penale, perché è la materia di cui mi occupo. Cercherò di illustrare e fornirvi qualche dato per capire il fenomeno e magari ragionare insieme su quelle che potrebbero essere eventuali modifiche da apportare ad un sistema che a volte può risultare carente. Iniziamo. Allora, breve introduzione. Alla fine dell'Ottocento fanno la loro comparsa organi giudiziari che si occupano di minorenni. Si inizierà così a riflettere sull'alterità del bambino e dei suoi particolari bisogni di protezione. In Italia, solo nel 1934, però, viene istituito il Tribunale per i minorenni. Prima di questa data, alcune, diciamo così, disposizioni erano contenute nel Codice Penale del 1859, che stabiliva la piena responsabilità penale solo per i maggiori di 21 anni, mentre i ragazzi tra i 14 e i 21 usufruivano di una riduzione della pena, che però doveva essere scontata nelle carceri comuni, quindi a stretto contatto con gli adulti che erano in espiazione di pena. Il nuovo codice di procedura penale minorile invece entra in vigore nel 1988 ed è rimasto sostanzialmente invariato fino ad oggi. I principi fondamentali che hanno ispirato l'istituzione sono il principio di adeguatezza, quindi il fatto che le misure devono essere sempre applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne, il principio di minima offensività, ovvero l'attenzione ad evitare che il contatto del minore con il sistema penale possa compromettere quello che è lo sviluppo armonico della sua personalità e la stessa immagine del ragazzo nella società, quindi l'immagine sociale, per evitare il rischio di marginalità. Il terzo principio è quello di destigmatizzazione, quindi l'interesse a tutelare l'identità individuale e sociale del minorenne, che si vuole proteggere il più possibile da processi di auto ed eterosvalutazione. Espressione di questo principio sono quelli più comunemente sentiti come i provvedimenti di rilevanza del fatto, estinzione del reato per esito positivo della prova, così per portare qualche esempio più familiare. Rimane poi il principio della residualità della detenzione, che è il punto chiave del processo minorile e delle problematiche che il processo minorile ha. Secondo tale principio, l'ordinamento prevede strumenti adeguati affinché la carcerazione sia l'ultima e residuale misura da applicarsi, la cosiddetta estrema ratio. Ci sono quindi una serie di misure tese a responsabilizzare il minore,
a ridurre l'impatto costrittivo ed afflittivo, in modo che effettivamente la detenzione sia limitata al caso in cui non vi siano, o meglio, vi siano insopprimibili preoccupazioni di difesa sociali che altrimenti non verrebbero tutelate. I dati però ci danno un'immagine, una fotografia diversa, perché questa è la teoria. Poi abbiamo la percezione anche, quindi abbiamo casi di omicidio, a volte di stampo razzista, violenza negli stadi, nelle famiglie, nelle scuole, aumenta l'attrazione dei giovanissimi verso la criminalità organizzata, l'uso, l'abbiamo affrontato prima, più diffuso di sostanze stupefacenti, di alcolici, fenomeni di microcriminalità, nomadi extracomunitari, insomma c'è un pochino tutto. Queste le varie forme in cui si manifesta quella che è la cosiddetta devianza giovanile e che portano a chiederci se il sistema è ancora in grado di funzionare e dare una risposta, diciamo, concreta oppure no. I dati ISTAT manifestano un crescente stato di insicurezza, quindi la percezione media è di una criminalità diffusa che riguarda i minorenni, la cronaca, le baby gang, fatti di cronaca nera anche molto gravi, l'assassino di Noemi era un minorenne, ma molti altri. Le cifre, io ho portato con me i dati statistici del Dipartimento di Giustizia Minorile e del Ministero della Giustizia del 15 febbraio 2018, quindi i dati del 2018 che vi darò non riguardano l'intero anno, ma solo i primi mesi. Allora, al 15 di febbraio del 2018 minori in carico ai servizi sociali erano 14.125, numero aumentato a oltre 20.000 dopo 10 mesi. Al 15 febbraio i reati compiuti da minorenni erano 4.845, diventati anche qui quasi 60.000 dopo solo 10 mesi. Qual è l'altro dato che dobbiamo valutare? I singoli reati. I minori accusati di omicidio volontario sono 103. Quando parlo di minori non parlo dell'età non imputabile, anche se nei dati statistici vengono considerati, perché il nostro sistema prevede l'applicazione in determinati casi di misure di sicurezza laddove si ravvisa una pericolosità sociale. Le applicazioni di misure di sicurezza sui famosi 14.100 ragazzi che sono segnalati, che quindi avviano un percorso, quindi non vuol dire detenzione in carcere, ma che avviano un percorso a processo minorile, sono neanche una trentina. Quindi vuol dire che, sono due le domande perché non posso dare una risposta. O non viene considerata la pericolosità sociale dei reati commessi sotto la soglia di punibilità, quindi sotto i 14 anni, oppure si tende, questo è un pochino la prassi del Tribunale per i minorenni, a concedere, come dire, un ampio respiro a quelle condotte. Quindi non vuol dire diminuirne gli effetti, ma probabilmente non si incide, non si interviene nella maniera adeguata. E questo lo dico perché aumentano gli omicidi volontari, 103, stiamo parlando di minorenni, 170 sono addirittura accusati di tentato omicidio volontario, 4.119 hanno procedimenti per percosse, poi abbiamo 837 accusati di violenza sessuale, e 134 addirittura di sequestro di persona. Cioè stiamo parlando di reati che noi siamo solitamente abituati a sentire nelle cronache e voi a riportarci non con riferimento ai minori, ma agli adulti. Cioè sono reati, ci sono anche i dati, io sto dando i totali, la percentuale però prevede un aumento dei maschi, tra l'altro autoctoni, quindi italiani, il numero è crescente di italiani rispetto agli stranieri, e il numero delle ragazze è, per farvi una proporzione, non voglio dare dati sbagliati, quindi, dei famosi 14.000, 1.000 sono femmine, 1.040, 9.211 sono maschi,
questa è la proporzione, dei 14.125 in Italia 9.211 sono maschi, 1.040 sono femmine. Sì, è la percentuale in proporzione delle femmine ridotto rispetto ai maschi, anche quello è un dato sicuramente da valutare. Dicevo, di questi 40.845 reati commessi nell'arco dei primi due mesi del 2018, o meglio, questo dato non prevede quello che è il cosiddetto sommerso, che noi dobbiamo considerare, i tecnici lo chiamano, come dire, una fascia oscura, perché proprio perché si tratta di reati di minorenni, molto spesso i primi già comportamenti che potrebbero configurare un reato non vengono denunciati. Non vengono denunciati dalle famiglie, non vengono denunciati spesso se avvengono danneggiamenti o altro all'interno delle scuole. Insomma, c'è una forma di protezione del minore già in questi primi, rispetto a questi primi segnali. Carlo Picozza inizialmente parlava dei reati relativi agli stupefacenti, ha parlato, parlando delle devianze, anche la dottoressa Spadoni. Ecco, i reati commessi relativamente agli stupefacenti nei primi due mesi sono 4.310, quindi vuol dire che ci sono soggetti che spacciano, minorenni che spacciano la droga, che molto spesso sono però anche i soggetti che usano la droga, quindi in questo dato noi ovviamente, il DPR 309 del 90, c'è sia chi cede l'attività, quindi la condotta di cessione, ma anche di uso di sostanze stupefacenti. Dicevo, un certo allarme desta anche il numero in aumento dei reati commessi dagli infra-14enni che, pur non imputabili, dicevo prima, possono incorrere nelle cosiddette misure di sicurezza. E credo che il numero limitato di applicazioni di misura di sicurezza crei di fatto un sentimento di impunità che porta molto spesso a delle recidive. L'altro dato che vi volevo segnalare infatti è che dei soggetti che sono interessati per vari aspetti al processo minorile, quindi la cui segnalazione arriva presso la Procura della Repubblica, io parlo solo dei dati relativi al penale, quindi non episodi di maltrattamento o abusi dove i minorenni sono vittime, ma parlo solo di autori di reati. Dal periodo di presa in carico, i ragazzi che sono già in carico da periodi precedenti, e quindi che hanno già avviato un percorso con gli assistenti sociali sul territorio, monitorati con segnalazioni al tribunale eccetera eccetera, sono più dell'80%. Questo vuol dire che c'è qualcosa che non va, perché non solo aumentano ma non diminuiscono quelli che sono presi in carico. Oltre a un sensibile aumento delle denunce, dicevo già prima, si assiste anche ad un cambiamento della qualità della criminalità minorile, nel senso di una crescente gravità dei reati loro attribuiti. E l'aumento più consistente riguarda proprio i cosiddetti delitti contro la persona e la famiglia. Si tende nello studio dei fenomeni, quindi della devianza minorile, ad associarli ad altri problemi economico-sociali. Quindi si ritiene che il minorenne sia vicino, soprattutto di classi sociali più degradate, con meno disponibilità economica, a commettere reati contro il patrimonio, quindi piccoli furti, rapine, che ovviamente è un reato gravissimo, però diciamo è il concorso di più persone con l'uso di violenza e minaccia, dal semplice furto. Invece no, abbiamo i reati contro la persona, che sono in aumento. Questo vuol dire che non c'è più la vera concezione del rispetto dell'altruità, del rispetto dell'altra persona. E quindi poi abbiamo anche fenomeni che abbiamo dovuto regolamentare, del cyberbullismo, perché le vittime sono tantissime anche tra i minorenni, del bullismo, e atti persecutori, quindi reati di stalking, che sono spesso frequenti, già tra minorenni, dove vittime sono minorenni ma gli autori sono minorenni. E poi abbiamo anche l'introduzione nel codice rosso del revenge porn, che non riguarda solo gli adulti, perché si pensa agli adulti, ma riguardano anche immagini sensibili tra adolescenti, scambio tra fidanzatini, viene da pensare,
e che poi invece finiscono in rete e che sono l'oggetto poi di divisione, di diffusione, che portano poi a quello stato di, per alcuni, che porta poi agli episodi di suicidio, perché spesso capita che il bambino si senta sopraffatto da una situazione molto più grande di lui, si sente deriso, le comunità scolastiche adolescenziali sono molto ristrette, quindi è facile la diffusione di questi dati, e però gli effetti sulla personalità di quei minori sono devastanti. Non mi ha detto però, perché non è l'ambito di mia competenza, quindi ritorno al Tribunale per i minorenni. E ora, i numeri ci dicono che forse si dovrebbe intervenire in maniera più radicale, quantomeno sul sistema, cioè non sui principi, ma sul sistema di applicazione. E le due principali proposte di modifica che negli anni sono state oggetto di discussione e che, come dire, sono state proposte poi effettivamente, messe sul tavolo come proposte di legge, sono principalmente due. La prima ha riguardato la soppressione del Tribunale per i minorenni e l'accorpamento degli uffici all'interno del Tribunale ordinario, e la seconda è l'abbassamento dell'età imputabile. Entrambe, se ne discute ancora, la prima risale al 2016, l'ultima è del 2019, hanno però ricevuto il parere negativo dell'Associazione dei Magistrati, che opera ovviamente per il Tribunale per i minorenni, che ci dice che è vero che i numeri sono molto elevati, ma che il meccanismo è tale che la priorità da dare, cioè il meccanismo operativo, è intasato, ma è efficace se non fosse per la tempistica. Allora, mentre se ci soffermassimo solo sul dato del parere negativo, perché i dati non sono così allarmanti, forse non vorremmo vedere in faccia la realtà. Allora forse dovremmo domandarci se quei sistemi operativi che si lamentano essere troppo lenti e quindi non efficaci possano essere modificati, e come. Personalmente ritengo che si debba procedere ad un'azione più incisiva diretta alla rieducazione, già ai primi segnali di devianza, sia nei confronti degli infra-14enni, che sono in aumento, così come degli imputati minorenni, che quindi coinvolga effettivamente più il territorio, che coinvolga le famiglie e soprattutto che responsabilizzi, perché nel diritto penale la responsabilità penale è personale e quindi questo principio vale ovviamente anche nel Tribunale per i minorenni, che addirittura non vuole la costituzione di parte civile nel processo, proprio perché non vuole una strumentalizzazione di quella condotta a fini economici. Questi sono principi sacrosanti, corretti. Però quel minorenne non ha quella capacità, non ha quella maturità evolutiva di cui ci hanno parlato per poter perfettamente discernere le conseguenze delle proprie azioni, un po' il gruppo, un po' l'immaturità, tanti fattori. Allora forse una delle modifiche potrebbe essere quella di introdurre un obbligo da parte dei genitori reale a seguire, adesso gli psicologi mi strilleranno, però a seguire un percorso di monitoraggio, quindi psicologi e psichiatri, per capire qual è il vero problema di quel disagio. Perché ce lo diceva la dottoressa Manca, non possiamo sottovalutarlo, loro sono adolescenti, loro sono, come dire, sicuramente responsabili di quello che fanno, ma non sono pienamente consapevoli. Questa valutazione viene fatta dal Tribunale per i minorenni. Ecco perché la maggior parte non è detenuto in carcere, ecco perché la maggior parte dei numeri, e poi concludo, vede i ragazzi affidati ai servizi sociali. C'è un aumento delle assegnazioni alle comunità, ma si vede dai dati che sono più soggetti stranieri non accompagnati che finiscono nelle comunità. E quindi il problema non si risolve, perché i dati ci dicono che il maggior numero non è di stranieri non accompagnati, ma è dei nostri figli, come diceva prima Anna Spadoni. Quindi su questo io vorrei far riflettere sull'intervento reale per trovare in maniera, come dire, unita tutti insieme delle risposte
a questi dati, perché sottovalutarli dicendo solo che non si può accorpare per non ridurre, come dire, per non cancellare il tribunale per i minorenni, forse non è la risposta data a questo problema. E vi ringrazio.